Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi sono qui per filmare un video che mi è stato richiesto da una ragazza con un commento. Ho fatto un sondaggio chiedendovi se potesse interessarvi e la maggioranza ha risposto di sì, quindi oggi vi mostrerò tutti i passeggini che ho per le mie bambole reborn attualmente. Ovviamente se mi seguite dall'inizio saprete che ho cambiato vari passeggini, quindi se non li vedete tutti è perché appunto questo video riguarda la mia collezione attuale, ma sul canale trovate anche video vecchi con modelli che non utilizzo più e che non ho più, però se vi interessa appunto potete comunque andare a dare un'occhiata. Come vedete al momento sono in compagnia della piccola Bluebell, farà parte anche lei di questo video perché sta dormendo nella carrozzina che vi mostrerò tra pochissimo. Guardate quanto è tenera, è un amore. Direi di partire dal trio Explori di Stocche. Per chi non lo sapesse, il trio è un sistema modulare che segue la crescita del bambino e, come dice la parola trio, si compone di tre elementi, ovvero la navicella che vedete adesso montata sul telaio, l'ovetto, in questo caso Easy Go di BeSafe, e la seduta del passeggino per i bambini un po' più grandicelli. Ovviamente anche questi due elementi si agganciano sul telaio. In questo video non mi soffermerò particolarmente sui dettagli di ogni singolo passeggino, anche perché ho già filmato dei video recensione dedicati che vi lascio qui nelle schede o giù nell'info box del video, così se vi interessa potete dargli un'occhiata tranquillamente. Piuttosto in questo video vi farò vedere quello che mi piace di più dei singoli passeggini e vi dirò anche quando li uso e come mi trovo con i singoli articoli, ovviamente, visto che quando ho filmato le recensioni erano nuovi, quindi non potevo dirvi granché a proposito dell'utilizzo. Che dire a proposito del trio Stocche? Beh, indubbiamente mi piace tantissimo a livello di design, penso sia assolutamente unico nel suo genere ed è fatto anche molto molto bene a mio parere, a livello di dettagli è super curato, poi la struttura è davvero solidissima e mi trasmette proprio un'idea di sicurezza, anche da guidare è davvero confortevole. Le ruote non sono grandissime, però sono gommate. Quindi davvero ottime e poi è perfetto anche per girare ad esempio nei negozi perché sterza subito ed è super super manovrabile. Anche il maniglione per spingerlo è comodo, infatti si spinge tranquillamente anche con una sola mano, questo è molto comodo quando filmo i video. Poi si regola in altezza, insomma ha indubbiamente moltissimi vantaggi. Tuttavia uno dei problemi maggiori è l'ingombro, perché anche da chiuso è molto molto ingombrante e io devo addirittura ribaltare i sedili della macchina per farlo stare appunto nella macchina e portarlo in giro, e poi è anche piuttosto pesante, però diciamo che se non mi devo muovere con l'auto è davvero molto molto comodo. Un'altra cosa che mi piace tantissimo di questo trio è l'ovetto, perché secondo me ha una forma spaziale. Qui lo vedete con la capottina chiusa e guardate, è troppo bello. Eccolo visto di fronte, sembra proprio nuovo. Secondo me è davvero molto molto bello. Se ci fate caso, l'ovetto è grigio chiaro, questo colore mi piace davvero tantissimo e ho scelto tutto il trio grigio chiaro, ovviamente, ed ora vi starete chiedendo perché la carrozzina è rosa. E questa è la risposta, infatti più o meno l'anno scorso mi sembra ho acquistato questo kit che si chiama Summer Kit colore Flora Pink, originale Stocche, per trasformare il passeggino da grigio a rosa. Avevo fatto anche un video dedicato e ve lo lascio sempre qui nelle schede. Questo kit mi piace tantissimo perché ha un colore stupendo, ma ovviamente non solo per questa ragione. Come vedete, questo è un kit estivo, infatti i tessuti sono traspiranti e poi è dotato di questo parasole extra che si può utilizzare sia sul passeggino che sulla carrozzina. L'avete visto in un video in cui portavo a spasso Anna Lu e mi piace davvero tantissimo. Per quanto riguarda la seduta del passeggino, invece non ho granché da dirvi, Matilde ci sta piuttosto bene, infatti ho fatto alcuni video con lei con questo passeggino. Il problema è sempre lo stesso, nel senso che essendo una seduta rigida, come adesso vi mostro, ecco, come vedete è piuttosto ingombrante e non si può smontare, e poi se sono da sola
Devo anche trasportare quella che è la pedana per i piedi che si aggancia qua sotto, solo che ogni volta va agganciata e sganciata perché in mezzo ci passa parte del telaio del passeggino, quindi diciamo che non è comodissimo e se sto facendo un video sono abbastanza di fretta, soprattutto se sono da sola. Quindi l'elemento che utilizzo di più del trio Stocche Explori è indubbiamente la navicella, che vedete in tantissimi video roleplay perché la utilizzo anche come lettino, soprattutto perché la carrozzina è sempre montata, dunque se faccio riprese in casa è già pronta. Fatemi sapere giù nei commenti che voto dareste al trio Explori di Stocche. E alla piccola Bluebell addormentata invece? Il secondo passeggino che ho per le mie bambole Reborn è un altro articolo letteralmente unico nel suo genere ed è il modello Duna marca Simple Parenting. Anche di questo ho già fatto un video recensione che vi lascio nelle schede. Si tratta di un prodotto super 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 innovativo e che indubbiamente mi ha semplificato tantissimo la vita, poi vi spiegherò perché. Comunque, se vedete, si presenta come un ovetto con le ruote e il manico piuttosto lungo ed effettivamente lo è. Ma adesso vi mostro subito la magia. Ma guardate quanto è carina Giulietta lì dentro. Ciao Giulie! Allora, per prima cosa accorciamo il manubrio con questo tasto. Ora il passeggino si presenta così. Utilizzando questi tasti laterali, blocchiamo il manubrio nella sua posizione centrale. Ed ora sul retro utilizziamo questo tasto per compiere la magia. Come vedete il passeggino si è trasformato in ovetto, infatti è proprio questa la magia di Duna. A me questo prodotto piace tantissimo, come vi dicevo prima mi ha letteralmente semplificato la vita perché quando filmo i video andare in giro con la videocamera, la Reborn, la borsa e magari essere anche da sola non è semplicissimo. Se poi ci si mette anche il passeggino a complicare le cose diciamo che viene fuori veramente un pasticcio. Invece con questo prodotto posso assolutamente andare in giro in autonomia perché la Reborn sta sempre nell'ovetto, sia che io la debba mettere in macchina sia che io stia facendo il video. Quando arrivo sul posto devo semplicemente toglierlo dalla macchina, schiacciare un tasto ed ecco che appaiono le ruote, quindi ingombra davvero pochissimo. Anche sulla mensola nella mia camera occupa uno spazio molto molto discreto rispetto ad un classico passeggino, eppure ha le ruote che gli permettono di essere utilizzato come tale, quindi davvero ottima questa cosa. In più le Reborn ci stanno troppo bene. Adesso vedete Giulia con i vari riduttori, però senza riduttore posso utilizzarlo tranquillamente anche per Matilde e infatti vedete che filmo tantissimi video con questo prodotto, ovvero con Duna, perché mi ci trovo molto molto bene e come vi dicevo prima è davvero super pratico. Questo, se vi interessa, è il color Dune, ovvero Dune. Mi piace tantissimo perché è un beige tendente al grigio. Io non sono super fan del beige a meno che sia freddo e questo colore è davvero carinissimo. Poi è chiaro, quindi l'ho scelto apposta per fare le foto e i video. Tra l'altro questo passeggino mi è arrivato con alcuni accessori, ma se vi interessa il video con più dettagli lo trovate nelle schede. Mi stavo quasi dimenticando di dirvi che da guidare è davvero super confortevole e super agile. L'unica cosa è che le ruote sono piuttosto piccole e non molto gommate, quindi non sono adatte a terreni sterrati, però per tutto il resto direi che è ottimo. Mati, ma ce lo fai vedere tu l'ultimo passeggino? Sì, io. Perché è il passeggino di Mati questo? Sì. Sì, questo è il passeggino ufficiale di Matilde. Si tratta del modello Sunset di Giordani e l'ho acquistato apposta per Matilde poco dopo averla creata, visto che inizialmente non avevo ancora Duna, cioè l'ovetto passeggino che vi ho appena fatto vedere, ma avevo solo il trio Stocche. Come vi dicevo, il trio Stocche è piuttosto pesante, quindi avevo deciso di acquistare un passeggino più leggero che ho sfruttato per fare i video al mare. E infatti l'avete già visto sul canale in quell'occasione. Si tratta di un classico passeggino leggero, questo si chiude a ombrello quindi è piuttosto compatto. Diciamo che le ruote non sono proprio il massimo perché sono in plastica, piccole e piuttosto leggere, quindi non è super confortevole da guidare, però peraltro si tratta di un passeggino leggero adatto alle vacanze ad esempio. L'importante quindi è che sia compatto e leggero e vi assicuro che lo è, tra l'altro ha anche
anche una bretella per metterlo in spalla. Io non ci sono mai riuscita, però comunque è comoda per trasportarlo ad esempio in auto. È bello il tuo passeggino, Mati? Sì, ora. Hai ragione, è rosa, anzi fucsia. E questo è uno dei motivi per cui avevo deciso di acquistarlo. Il colore è molto molto carino. E poi, come vi dicevo, è un passeggino leggero da viaggio, però a differenza di molti modelli a ombrello, questo è già un po' più bellino. Infatti il parasole è molto carino e copre abbastanza, come vedete. Qui c'è anche la finestrella per vedere il bimbo dall'alto. E poi la cosa bella è che si può reclinare, a differenza di tanti passeggini leggeri. Questo è il passeggino con lo schienale reclinato. Secondo me è davvero molto comodo e poi con una toddler è molto realistico, infatti guardate le sue gambette che sbucano. In realtà mi piace molto come ci sta Matilde all'interno, solo che ultimamente avete visto più video con Duna, ovvero con l'ovetto passeggino, perché come vi dicevo prima è più facile da trasportare, visto che la Reborn sta comunque sempre all'interno dell'ovetto e io non mi devo preoccupare di trasportare due cose separate ma una sola, altrimenti in questo caso avrei Matilde da una parte, il passeggino dall'altra e non avrei assolutamente posto per una videocamera. Questi sono tutti i passeggini che ho attualmente per le mie bambole Reborn. Io spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Ringrazio di cuore la ragazza che mi ha suggerito questa idea. Mi raccomando, scrivetemi sempre nei commenti che video vi piacerebbe vedere in futuro, perché io li leggo tutti. Se questo video vi è piaciuto, per favore lasciate un bel pollice in su per supportare il mio canale. Condividetelo su tutti i vostri social con tutti i vostri amici. E se non siete ancora iscritti, iscrivetevi cliccando anche sulla campanella accanto al tasto iscriviti per non perdervi nessuna novità. E noi ci vediamo prestissimo con nuovi video. Ciao, a presto!